Oggi presso la sede di Eco Ambiente, novità importanti per i cassonetti di Rosolina Mare. Siamo con l'amministratore delegato Andriano Tolomei. Quali sono queste novità? La novità è che grazie alla partecipazione e alla delibera che ha fatto il Consiglio di Bacino e attraverso poi la relazione con la giunta del Comune di Rosolina, siamo riusciti a conformare per le attività turistiche, quindi per la zona turistica di Rosolina Mare, un sistema che consente di migliorare la raccolta differenziata. A breve, sostanzialmente, come è già nella città di Rovigo, tutti i cassonetti hanno la possibilità di essere, diciamo, utilizzati attraverso la chiavetta e anche un portachiave, perché abbiamo dato in dotazione alle agenzie direttamente ai proprietari la possibilità di aprire sostanzialmente i cassonetti, sia per quanto riguarda il secco, ovviamente anche le altre e anche la frazione organica, con questo strumento. Quindi tutti i cassonetti saranno sostanzialmente chiusi e utilizzati con questa disponibilità. Noi confidiamo molto che sia le attività turistiche, quindi chi è, diciamo, presente tutta la stagione a Rosolina Mare, ma soprattutto il turnover con i turisti, sia consapevole che bisogna migliorare ovviamente la raccolta differenziata e incrementare la qualità della stessa anche se si è in ferie. Non a caso abbiamo lanciato anche uno strumento così, diciamo, di partecipazione, che se posso averne uno per cortesia in termini, diciamo, di antistress: in spiaggia non bisogna abbandonare i rifiuti, e in questo caso, grazie assessore, doneremo sostanzialmente a tutti i turisti questo che sostanzialmente funziona da antistress oltre che da, diciamo, gadget per quanto riguarda ecoambiente. Siamo con Sara Biondi, assessore comunale all'ambiente di Rosolina. Cosa comporteranno questi cambiamenti per il turismo della città? È sicuramente un cambiamento epocale, un cambiamento difficile ma importante. Come tutte le cose che comportano una evoluzione e una rivoluzione, sicuramente hanno un impatto forte. È giusto che la popolazione inizi a differenziare, cosa che fino ad oggi non era mai stata fatta. Le prospettive comunque in questo momento sono buone, il servizio è partito, anche se non è ancora partito, e si nota comunque da parte di qualcuno già l'interesse a differenziare in maniera importante. Bisogna essere sicuramente incisivi, bisogna sicuramente essere presenti sul territorio per cercare di aiutare e supportare comunque le persone in questa differenziazione, in questo cambiamento che è comunque, ripeto, un cambiamento epocale, e bisogna comunque essere attenti a tutto quello che è al margine. Quindi sicuramente una rivoluzione importante, confidiamo tutti che sia una rivoluzione positiva.